contento e felice di presentarvi la 22esima edizione della Festa dell'Uva e del... Sono lieto e felice di presentarvi la 22esima edizione della Festa dell'Uva e del Vino Montonico. Mai come quest'anno ho sentito tanto orgoglio di essere bisentino e questo pensiero mi ha accompagnato ed ha indirizzato gran parte della mia vita ed ancor di più da quando mi sono immerso nel fantastico ed incantato mondo del video. Ritengo che una città che vuole avere giuste ambizioni di crescita deve promuovere il turismo, lo sport, l'arte, il commercio e l'informazione è fondamentale per tale scopo. Con questo obiettivo vi invito quassù, alle pendici del Gran Sasso, nell'alta Valle del Fino, a ridosso di una pittoresca e verde collina dove si può ammirare paesaggi incantati, luoghi splendidi dove la natura non è stata mai come quest'anno. Ho sentito tanto orgoglio di essere bisentino e questo pensiero mi ha accompagnato ed ha indirizzato gran parte della mia vita ed ancor di più da quando mi sono immerso nel fantastico ed incantato mondo del video. Sono lieto e felice di presentarvi la 22esima edizione della Festa dell'Uva e del Vino Montonico. Mai come quest'anno ho sentito tanto orgoglio di essere bisentino e questo pensiero mi ha accompagnato ed ha indirizzato gran parte della mia vita ed ancor di più da quando mi sono immerso nel fantastico ed incantato mondo del video. Ritengo che una città che vuole avere giuste ambizioni di crescita deve promuovere il turismo, lo sport, l'arte, il commercio e l'informazione è fondamentale per tale scopo. Con questo obiettivo vi invito quassù, alle pendici del Gran Sasso, nell'alta Valle del Fino, a ridosso di una pittoresca e verde collina dove si può ammirare paesaggi incantati, luoghi splendidi dove la natura non è stata ancora contaminata. È proprio in questo meraviglioso scenario incantato che si trova Bisenti, un'affascinante e ridente cittadina che ogni anno, da 23, festeggia la prima domenica di ottobre la tradizionale quanto unica festa dell'uva e vino montonico, che richiama gente e turisti da ogni luogo. Perché non fate una capatina anche voi, una curiosità che vi offre i giovani e le ancelle della Proloco? Non ve ne pentirete, parola di Luigi. Potrete gustare quei sapori, quei profumi, quegli odori che il vostro palato ed il vostro naso forse hanno dimenticato o forse mai conosciuto. Vieni a Bisenti dal 4 al 6 ottobre. Il nostro obiettivo è fare una grande festa e far trascorrere a tutti una giornata, no, anzi una domenica indimenticabile, diversa dalle altre sagre, con odori e sapori screditati e inflazionati. Venite a Bisenti ad assaggiare i maccheroni alla Molinara, vi facciamo arleccare i labbra. Venite a Bisenti, potrete ammirare la patria di Ponzio Pilato con le sue viuzze, le sue stradette, le scalinate ed angustie piazzette, tutte raccolte intorno alla Torre del Belvedere e alla Chiesa Madre, dove sono conservati e si possono ammirare affreschi e dipinti di pregevole fattura e valore artistico, come i maccheroni alla Molinare che state osservando. Venite a Bisenti, arte, gastronomia, folklore, artigianato, musica, ma soprattutto ospitalità sono la carta di credito dei bisentini. Vi aspetto, mi trovate su all'incrocio, vi ho già prenotato, augurandovi già da ora buon divertimento, do a tutti un cordiale arrivederci alla prossima edizione per la prima domenica di ottobre. Non dimenticate la prima domenica di ottobre.
paese natio è sempre più bello. Sono immagini e suoni queste nate dall'amore per il proprio paese, perché non andasse perduto questo patrimonio di volti, di voci, di tradizioni popolari che ormai giorno dopo giorno vanno rapidamente in oblio. Sono solo mie impressioni ed espressioni nelle forme più semplici e spoglie che spesso e sovente mi emozionano. L'intento mio e dei bisentini è quello di collocare la città e la figura di Ponzio Pilato nei circuiti storici culturali del nostro Abruzzo e alle porte e all'indomani del Giubileo. Con questo spot voglio offrire al turista uno spaccato, un flash per capire sotto l'aspetto meno commerciale, ma con un saldo ancoraggio all'ambiente e al territorio in cui è immersa e da cui Bisenti si sente protetta. Una escursione lungo la Valle del Fino offre la possibilità di scoprire una grande varietà e bellezza dei paesaggi, di ambienti e scorci suggestivi. Un paesino da presepe, tante casette nel cuore della Valle del Fino, strette l'una all'altra quasi a sorreggersi e a scaldarsi. È bello altresì ricordare la spontaneità e l'entusiasmo delle genti e le ricche tradizioni folk ancora presenti e le proverbiali qualità enogastronomiche che riportano a dimensioni lontane nel tempo. E sì, mille altre cose vi vorrei proporre e raccontare che però non si possono dire così in due battute e poi qui davanti alla TV. Venite a vedere di persona, non aggiungo altro, se no il gioco è fatto. Vi aspetto dal 2 al 4 ottobre a Bisenti. Grandi sorprese per tutti. Se siete stanchi, stufi e annoiati delle solite feste e sagre, Bisenti vi propone nuove sensazioni e nuove emozioni. Mi piace aprire proprio con questa massima, scritta ad hoc proprio per il nostro paese. La civiltà di un popolo si misura sulla fedeltà ed il rispetto delle proprie tradizioni. La Proloco di Bisenti, con il patrocinio della Regione Abruzzo, la provincia di Teramo, la comunità montana zona N di Cermignano, il comune di Bisenti, la Camera di Commercio di Teramo, vi invita a trascorrere a Bisenti un weekend indimenticabile partecipando al 27esimo Revival Uva e Vino Montonico che quest'anno si tiene il 28, 29 e 30 settembre. Il nostro impegno con lo sguardo al terzo millennio. Sono queste le parole del presidente della Proloco Anacleto Di Francesco: valorizzare e salvaguardare il patrimonio storico, artistico, paesaggistico e folcloristico. E sì, proprio queste le finalità dell'associazione Proloco di Bisenti, che punta principalmente a conservare questo paese così come l'ha avuto in eredità e per renderlo fruibile ad un pubblico sempre più vasto e consegnarlo nelle migliori condizioni alle generazioni più giovani. La festa dell'uva e del vino montonico, che quest'anno si tiene alla fine di settembre nei giorni 28 e 29 e 30, è oggi la manifestazione di maggiore risonanza e prestigio a livello regionale. Ogni anno infatti nel nostro paese confluisce un pubblico variegato.
La manifestazione, che nel corso del tempo ha mantenuto le caratteristiche originarie, si è arricchita in questi ultimi anni di una sfilata notturna con giochi pirotecnici e spettacoli molto apprezzato dal pubblico. Bisenti e dintorni va gustata, e sì, va gustata lentamente, passo dopo passo, in quanto questa valle è un vero scrigno di ricchezze culturali, folcloristiche e culinarie, alcune già scoperte, altre ancora da scoprire, nascoste, da ammirare, da gustare appunto. Vi offre il suo centro storico con leggende da ascoltare. Se siamo riusciti a convincervi a visitare questa terra, guardate queste immagini e poi vi aspettiamo il 28 e 29 e 30 settembre a Bisenti, che ha dato i natali a Ponzio Pilato, la patria dei viri maccheroni alla Molinara, per deliziare i vostri palati, per rallegrare e addolcire i vostri cuori. Non perdete questa occasione, venite a Bisenti nei giorni 28, 29 e 30 settembre. Noi vi aspettiamo. Sapevo, mio padre è proprio uno smemorato. Lui gli voleva ricordare, di dire ai vostri amici, che quest'anno la festa dell'uva inizia prima, cioè il 28, il 29 e 30 settembre. Mi raccomando, vi aspettiamo.